Mister, dove si è lavorato principalmente in settimana dopo la sconfitta di domenica? È normale che domenica sicuramente volevamo portare a casa un risultato positivo e così non è stato. E per questo il gruppo sicuramente ha accusato questo colpo. Siamo andati a lavorare molto semplicemente, soprattutto sull'aspetto di testa, perché in questo momento penso che è la cosa che dobbiamo più velocemente recuperare, però è stata una settimana, per quello che io ho visto, una settimana importante sotto tanti punti di vista. La squadra ha reagito decisamente bene, una squadra vogliosa, carica per andarci a riprendere punti che abbiamo lasciato domenica. Che match si aspetta domani? Ma come ho detto a loro, un match è sicuramente una partita dura, tosta, perché loro comunque sono una squadra che hanno trovato anche delle certezze, una certa continuità, hanno inserito gente nuova, però è una squadra che sta lottando fin dalla prima giornata di campionato in quella zona di classifica, quindi sarà una partita a tratti potrebbe essere anche molto sporca, però. E qui l'avversario principale domenica, come ho detto ragazzi, siamo noi. Se noi ritroviamo quello spirito collettivo e quell'unione di intenti, che sicuramente ci farà fare la differenza. Dall'infermeria ci sono aggiornamenti? All'infermeria abbiamo recuperato Proia, che comunque ha lavorato a parte questa settimana, ma nel fine settimana ha incrementato il lavoro, ha fatto esami clinici, quindi sta a posto. L'unico indisponibile per domenica, a livello, a parte i lunghi assenti, via quelli che stanno fuori da molto tempo, l'unico è Conson, che ci ha avuto un risentimento muscolare domenica, quindi niente di grave, però per questa domenica sicuramente non sarà disponibile.